La terza giornata del campionato Berretti, la formazione Amaranto allenata da Elvis Abruscato dopo il debutto vincente 3-2 con la Lupa Roma è stato sconfitto in trasferta in casa del Pistoiese per 2-1 e quest'oggi affronta l'Olbia, formazione che al primo turno ha riposato mentre nella seconda giornata ha iniziato con una sconfitta battuta in casa dal Pontedera per 2-1. Selis, avanza l'Olbia. Selis lo scatto, attenzione ancora di Gungui, ancora una volta lanciato verso la porta, tutto solo, Gungui la piazza e l'Olbia trova il vantaggio al terzo contropiede, al 42esimo e 30, Gungui porta in vantaggio l'Olbia. Pronto al cross Capogna, Salvestroni al volo, gran gol di Salvestroni che pareggia subito al 44esimo, un gran gol, si è coordinato, destro secco. E palla in rete, calcio d'angolo numero 6 per l'Arezzo, battuto, palla che passa, attenzione c'è Mettoli, tutto solo, Perugini la manca, Barellini, rete, il 2-1 dell'Arezzo con Barellini, sembrava non voler entrare neanche questo pallone, poi alla fine dopo che l'aveva mancato Perugini, dopo che Mettoli non era riuscito a deviarlo verso la porta, è arrivato Barellini che probabilmente trovando anche girando la deviazione, comunque pallone che si è infilato, l'Arezzo ribalta il risultato al quarto minuto. Arezzo che poco fa ha subito il gol del 2-2, purtroppo si è abbattuto un nubifragio qui sulla nave che non ha particolari coperture, quindi non siamo stati in grado di documentare il gol del 2-2 in mischia, segnato Dieng, il gol del pari dopo che l'Arezzo ha sprecato tante occasioni tra primo e secondo tempo. L'Olbia ha trovato il pari quasi al 90esimo con Dieng, angolo per l'Arezzo, attenzione, manca il pallone, il portiere Degliana, tutta la squadra praticamente che sale, parte l'angolo, manca il pallone, l'autogol, l'Arezzo passa in vantaggio al 92esimo, il controsorpasso dell'Arezzo, 3-2, credo che sia stata una evidente autorete sul pallone che è arrivato in area di rigore, si abbracciano tutti. Questo è il paradosso del calcio, crei tante occasioni, hai la possibilità di chiudere la partita e difatti proprio dalla panchina dicevo ragazzi attenti perché quando è così prima o poi l'avversario magari con l'unica arma che aveva in questo momento, oggi poteva pareggiare la partita. È stato così, abbiamo concesso 3 palle gol su 90 minuti, quindi sono contento per i ragazzi, per il lato propositivo della squadra, come attacca, come chiudi gli spazi, ma questo non deve essere presuntuoso, non deve essere una cosa di presunzione, ci dobbiamo sempre essere accorti perché l'avversario non va mai sottovalutato, sono molto felice per i ragazzi, molto.